Ti va di imparare l'assolo di sax dei Toffì di Vasco Rossi? Te lo spiego in questo video. Ciao, io sono Maurizio e oggi ti spiego l'assolo di Toffì di Vasco Rossi. Però quello che ti chiedo prima è iscriviti al mio canale YouTube cliccando sul pulsantino rosso in basso a destra con scritto iscriviti. È molto importante perché mi permette di produrre nuovi video. Metti un bel like e attiva la campanella delle notifiche. Fino adesso ti ho proposto assoli di sax in brani di fama mondiale. Però ho pensato che sarebbe anche bello proporti una serie di assoli di sax specifici proprio della canzone italiana, cioè di sassofonisti italiani. Prima di tutto perché, anche se molte canzoni italiane non hanno raggiunto una fama a livello mondiale, comunque sono vicine ai nostri cuori. E poi perché in Italia abbiamo un fior di sassofonisti che mi hanno fatto innamorare del sax e penso che questa cosa sia valida anche per te. Uno di questi è Rudy Trevisi. Originario di Mirandola, un paesino in provincia di Modena, lui ha arricchito e caratterizzato tutti gli album degli anni 80 di Vasco Rossi. C'è da dire che ha collaborato in realtà con moltissimi dei big della canzone italiana, per esempio con Ron, con Elisa, con Sergio Endrigo, con Luca Carboni, con Renato Zero. Purtroppo lui ora non c'è più perché se n'è andato nel 2018. Perché era così ricercato dai musicisti? Lui suonava tutti i sassofoni, anche il clarinetto e anche le percussioni, ma diciamo la sua predilezione era il sax soprano. Era un fuoriclasse. Riusciva a suonare il soprano in maniera ruvida e graffiante, come ad esempio nell'assolo su Ridere di te, oppure con una estrema dolcezza ed eleganza come nel brano che ti propongo oggi. Una cosa che pochi come lui sanno fare è quello di creare delle linee melodiche che siano fantastiche da suonare, che siano belle per noi sassofonisti da suonare, ma che poi contemporaneamente però rimangano nella mente degli ascoltatori, che siano cantabili, che rimangano nei loro cuori. Bene, eccolo spartito, eccolo qua. Bene, la tonalità è Re maggiore, quindi per il sax soprano è Mi maggiore. Mi raccomando, non ti spaventare se lo vedi così articolato, perché comunque il tempo è lento, perché sono 60 bpm. Parte con un Do diesis suonato piano, un Do diesis basso suonato piano con questa scala ascendente. Per suonare piano nel registro basso del soprano ti consiglio di utilizzare il subdon barra semitimbrato che ti ho spiegato nel video sul subdon, e vattela a vedere, il link te lo metto qua. Si notano subito molti abbellimenti come le acciaccature e i mordenti a battuta 2, 3 e 5 e gli snare a battuta 3, 4, 5, 6 e 8. Inoltre il vibrato è utilizzato sempre quando ci sono le note lunghe. Se non sai che cosa è il vibrato, vatti a vedere nella playlist Perfezionamento i tre video che ho fatto specifici sul vibrato. Tutti questi effetti e abbellimenti sono appena accennati, sono suonati in maniera delicatissima. Fai attenzione a questo aspetto quando suoni questo assolo, perché la sua caratteristica appunto è che deve essere delicato. Non ci sono molte dinamiche, si parte dal piano, si cresce un pochino nella scala ascendente e si diminuisce leggermente alla fine della battuta 9. Anche la scelta delle note è interessante, perché lui si sofferma molto sulle settime e sulle none, il che dà una certa raffinatezza alla linea melodica. E poi, infine, il suono e la qualità del legato. Il suono è bellissimo. Lirico, rotondo, etereo, ma giustamente definito. Fai attenzione al legato fra il Si centrale e il Si acuto di misura 7. Bene, ascoltalo alla luce di quello che ti ho detto.
ti piacerebbe approfondire lo studio del sax soprano in termini di intonazione, di suono, di dinamiche, di timbro, di abbellimenti, di vibrato e rendere finalmente giustizia a questo strumento spesso additato come stonato e stridulo, allora clicca nel link sotto in descrizione, studia con me, clicca qui. Potremo fissare un appuntamento dal vivo, se siamo vicini, ma se siamo lontani anche su Skype. Oppure semplicemente chiamami al 331-2630-188. Il link allo spartito lo trovi sempre in descrizione. Bene, voglio lanciare un piccolo sondaggio per il prossimo video sull'assolo di sax. Allora, la prossima volta vorrei fare finalmente un assolo di sax dedicato al sax baritono e ci sono in ballo due possibilità. Possibilità numero 1, l'assolo, la parte iniziale dell'assolo di Shine Your Crazy Diamond dei Pink Floyd fatto appunto con il sax baritono. Altra possibilità è l'assolo di Sweet Home Chicago dei Blues Brothers, la parte del sax baritono. Scrivimi nei commenti quale ti piacerebbe imparare, io conteggerò i voti nelle prossime due settimane. Ti ricordo i miei social, Maurizio Leoni Sax Facebook, Maurizio Leoni Sax col trattino basso Instagram, la mia email maurizioleonisax@gmail.com, il mio sito internet www.maurizioleonisax.com. E allora un caro saluto, arrivederci al prossimo video, ciao!